Iniziamo con il primo punto, che è l'oggetto numero 44. Risponde l'assessore Morroni, interroga il consigliere Bianconi, epidemia di peste suina africana in Nord Italia. Do la parola al consigliere Bianconi, prego. Grazie Presidente, ringrazio dapprima l'assessore Morroni per la disponibilità da far anticipare questa mia interrogazione. Il tema della peste suina, di cui abbiamo iniziato a parlare, è un tema che oggi più che mai investe tutta la nostra comunità, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico. Oggi sono 114 i comuni in Italia, salvo aggiornamenti dell'ultima ora, che sono stati definiti zona rossa, e c'è un'ordinanza del Ministero della Salute e delle Politiche Agricole emanata il 13 gennaio con successive interventi di ottimizzazione di questa, che se le andiamo a leggere fanno un po' tremare le gambe a tutti noi. È un problema che parte da lontano, da lontanissimo, è un problema figlio di una non buona gestione della fauna all'interno di tutti i nostri boschi, dalle Alpi alla Calabria, che nasce 30-40 anni fa e che probabilmente oggi ci presenta i suoi frutti. Un problema che deve essere affrontato con logiche di breve, medio e lungo periodo, con grande coscienza. Se andiamo a leggere quello che vieta, quello che introduce come restrizioni questa ordinanza, ecco, se le andiamo a leggere poi in funzione di tutta una serie di economie, devo dire che queste cose fanno tremare le gambe. Cito soltanto alcuni passaggi. Nelle zone rosse vengono abbattuti tutti i suini degli allevamenti bradi e semibradi. Una riflessione su questo: pensate a quelle famiglie che da anni hanno lavorato per ritornare a specie autoctone perdute, che si vedono decimare totalmente il frutto di anni e anni di lavoro. Il divieto di movimentazione di suini in ingresso e in uscita, il divieto di movimentazione di carni e derivati suine per più di 6 mesi, per almeno 6 mesi da quando si è zona rossa. Immaginate tutto anche nella nostra regione, ma questo è un tema nazionale: cosa significa bloccare l'industria suinicola, cosa significa bloccare l'industria della norcineria in termini di posti di lavoro, di economia reale, e anche la somministrazione, quindi c'è anche e la commercializzazione, c'è un tema che investe il commercio, che investe le associazioni agricole, poi c'è tutto il mega tema che riguarda le attività outdoor. Non si può fare trekking, non si può fare mountain bike, non si può fare pesca, non si può andare a raccogliere i funghi, non si può andare a raccogliere i tartufi, eccetera. Ci sono delle deroghe che possono essere introdotte, ma è ovvio che se guardiamo questo scenario magnum e pensiamo a come può cambiare l'economia di tutte quelle zone interne dell'Appennino, ma non solo del nostro Appennino regionale, ma di tutta Italia, ecco, questo fa tremare le gambe. Se a questo mettiamo vicino l'impatto sui posti di lavoro, se a questo mettiamo vicino le valutazioni che oggi gli imprenditori di tutti i settori, da quello dell'agricoltura, dell'allevamento, della lavorazione, del commercio, del turismo, stanno facendo in termini di pianificazione economica, di investimenti che prevedono ritorno degli investimenti a 5, 10, 15, 20 anni, ecco, una situazione come questa che galleggia nell'aria, ecco, fa tremare le gambe, perché potrebbe innescare un ulteriore crollo dell'economia, in un'economia che sta piano piano, speriamo, lasciandosi alle spalle il problema del Covid e altri problemi per alcune zone come quelli anche del terremoto. Ecco, in tutto ciò credo che bisogna fare grande attenzione, che bisogna lavorare tutti insieme
tutti insieme ad ogni livello, a livello locale, regionale e nazionale, per pensare da subito anche ad eventuali misure di sostegno, ammortizzatori e quant'altro. C'è un tema ambientale, e chiudo la mia interrogazione citando i due aspetti, che riguarda poi il lavorare per ricreare un equilibrio, per ricreare un equilibrio in tutto l'Appennino centrale per quanto riguarda la fauna, cercando di, con un piano calmierato, di eliminare le specie alloctone e reintrodurre le specie autoctone, e quindi lavorare in un progetto di medio-lungo periodo con annessi investimenti e salvaguardia. A tal riguardo interrogo la Giunta per capire quali azioni intende porre in essere, anche in coordinamento con le istituzioni nazionali, con le altre regioni, con gli enti locali, le associazioni ambientaliste degli agricoltori, del turismo, dello sport outdoor, del commercio, dell'enogastronomia e altri eventuali soggetti pubblici e privati finalizzati alla prevenzione della diffusione della peste suina africana. E idem se quali azioni intende intraprendere anche in coordinamento con le istituzioni, con le regioni, con le altre regioni vicine, gli enti locali, le associazioni ambientaliste, gli agricoltori, il turismo, l'outdoor, il commercio, l'enogastronomia e altri eventuali soggetti pubblici e privati, finalizzata alla reintroduzione del cinghiale italico autoctono e alla eliminazione di specie alloctone, al fine di garantire un equilibrio durevole nei boschi dell'Umbria e dell'Appennino centrale. Grazie. Prego, vicepresidente Morroni. Sì, grazie presidente. Consigliere Bianconi, è stato approvato un piano nazionale ed uno regionale per la prevenzione. Per quanto di nostra competenza, faccio presente che la gestione della problematica peste suina africana è pertinenza diretta della sanità. Sono state attivate tutte le procedure previste e, ad esempio, tanto per appunto citare un caso concreto, sabato 19 febbraio si svolgerà in collaborazione con gli ATC la prima di tre esercitazioni per la ricerca di carcasse di cinghiali sul territorio per preparare e formare squadre di ricerca pronta ad essere attivata nell'eventualità dell'arrivo del virus sul territorio regionale. Saranno coinvolti cacciatori e conduttori di cani da traccia. La Regione nel periodo 2012-2015 ha condotto in collaborazione con il Dipartimento di Biologi dell'Università degli Studi di Perugia uno studio sulla caratterizzazione genetica del cinghiale in Umbria. Dalle analisi effettuate su 251 campioni prelevati sull'intero territorio regionale si è indagata la collocazione filogeografica della popolazione di cinghiali in Umbria. I risultati hanno confermato studi fatti da ISPRA sulla popolazione italiana, secondo i quali, cito il rapporto, le popolazioni della penisola hanno risentito dell'afflusso di geni alloctoni e del rilascio di ibridi, ma conservano ancora una quota importante della diversità genetica originaria endemica. La tassonomia del cinghiale ha sempre trovato continue mutazioni di individuazione e definizione delle sottospecie presenti nei vari territori, ed anche i più recenti studi di genetica non consentono uno schema di definizione chiara ed univoca del cosiddetto cinghiale italico o del cinghiale sempre cosiddetto dei Balcani. Come indicato, le popolazioni presenti a livello locale e regionale hanno ormai acquisito le loro caratteristiche fenotipiche che rendono gli animali più adatti all'ambiente dove vivono. Oramai sono trascorsi tantissimi anni da quando venivano praticate immissioni di capi provenienti da fuori Italia, prevalentemente provenienza est europea, e il basso livello di presenza genetica ne testimonia il tempo trascorso. Considerato che non è minimamente ipotizzabile eliminare tutti i capi attualmente presenti sul territorio regionale per poi sostituirli con altrettanti capi, rimane pure l'impossibilità di definire esattamente quali potrebbero essere le possibili fonti di approvvigionamento, quali sono le aree dove permane una popolazione pura, punto di domanda. Neanche ISPRA è in grado di fornire risposte perché non ve ne sono. È molto più importante e proficuo spendere tutte le energie per dedicarsi ad una gestione solida e corretta della popolazione attualmente presente sul territorio, definendo precisi piani di prelievo venatorio e contenimento
molto più incisivo nelle aree più critiche, controllo della filiera della carne e purtroppo preparazione ad un'eventuale gestione emergenziale nella malaugurata ipotesi dell'arrivo della peste suina africana. L'Osservatorio faunistico della Regione Umbria opera da più di 20 anni all'interno della struttura amministrativa regionale ed ha acquisito una conoscenza della situazione faunistica del territorio regionale tra le più approfondite ed accurate in Italia. Tra le principali attività condotte sulla gestione della fauna dall'Osservatorio faunistico della Regione vi è anche il costante monitoraggio della presenza delle specie alloctone come previsto dal regolamento UE il 1143 del 2014 e dal decreto legislativo numero 230 del 15 dicembre 2017 relativo alle specie esotiche invasive. Questo monitoraggio ha consentito il rilevamento precoce di specie alloctone, quali, tanto per fare alcuni esempi, il gambero della Louisiana, Pseudorasbora, che è un pesce, il gobbo rugginoso, che è un uccello, così come l'ibis sacro, sempre un uccello, la tartaruga palustre americana e lo scoiattolo grigio. Per quest'ultimo è stato anche attivato un progetto di eradicazione con fondi CE che ha portato alla sua rimozione ed al ritorno dell'autoctono scoiattolo rosso. Grazie. Vuole replicare? Prego, consigliere. Grazie Presidente. La ringrazio, Assessore, per quanto ha rappresentato, ci si sta muovendo, ne sono consapevole, ne ero certo. Faccio soltanto alcune considerazioni per quanto riguarda la razza dei cinghiali e non si voleva riportare all'origine perché è ovvio che l'evoluzione ha creato poi delle evoluzioni nelle razze e degli incroci. Il problema di cui spesso si parla è quanto siano prolifici questi cinghiali rispetto a quelli di una volta, tre volte di più di media. Quindi su quello c'è un richiamo, un tentativo di ritornare magari al passato con un programma di 7, 8, 10 anni, non certo di una notte. Altre considerazioni volevo fare in merito alle misure, se possibile, quindi dei suggerimenti, perché si è parlato di interventi di fatto che vengono fatti sul campo, quindi nei nostri boschi di attività concrete, bisognerebbe lavorare, a mio avviso, con l'esperienza fatta con il terremoto, invece anche su altri aspetti, che sono gli aspetti che prevedono un impatto economico sulle aree che diventano zone rosse. Quindi mi permetto di suggerire alla Giunta, io mi attiverò per quanto posso nelle mie, di attivarsi con le altre regioni e verso i ministeri competenti per valutare da subito la predisposizione di misure che verranno introdotte esclusivamente se le zone verranno dichiarate rosse. Questo dà serenità a tutti quei soggetti che hanno un collegamento economico diretto e ne cito tre: ammortizzatori sociali, per fare in modo di dare garanzia che nel momento in cui verrà fermata la lavorazione delle carni suine ci possano essere degli ammortizzatori sociali da subito e non dopo qualche mese. Il blocco dei mutui. Tempo. Vado a concludere. Il blocco dei mutui. Il salvaguardare anche i geni delle specie che saranno abbattute totalmente. Ci sono allevamenti allo stato brado e semibrado che sono da decenni che lavorano per rigenerare specie che si erano perse. Ecco, salvaguardare quei geni per poterli rintrodurre quando sarà possibile con tutti i controlli del caso significa anche non disperdere il lavoro fatto in decenni. Fare in modo che, ecco, come dicevamo, si possano magari prevedere anche delle filiere protette per il trasferimento di carne controllata, super controllata, anche nelle zone rosse che possano lavorarla e poi rimetterla sul mercato. Questo potrebbe essere un'altra opportunità per fare in modo che l'economia non venga devastata. Grazie. Oggetto numero 42, risponde la Presidente Tessei, risponde interroga il consigliere Fora. Convenzione sulla sanità fra Regione Umbria e Università di Studi di Perugia, intendimenti della Giunta regionale. Prego, consigliere Fora, e vi prego la cortesia ai tempi. Sì, buongiorno alla Giunta, buongiorno Presidente.
L'interrogazione ha come oggetto i rapporti fra l'Università degli Studi di Perugia e la Regione dell'Umbria. Ripercorriamo in maniera molto sintetica il percorso che ci ha portato ad oggi, partendo dal 22 gennaio 2020. In quella data venne siglato un memorandum d'intesa per la salute fra la Regione dell'Umbria e l'Università degli Studi di Perugia. Riporto in aula la dichiarazione che a quel tempo lei fece, Presidente, rispetto alla firma del memorandum. Lei disse: con la firma di oggi diamo il via a un percorso con l'Università degli Studi di Perugia che non si fermerà alla Convenzione Sanità che nei prossimi mesi andremo a sottoscrivere, ma che riguarderà numerosi settori. In questo periodo storico è necessario più che mai fare squadra. Le migliori risorse del nostro territorio debbono mettersi a servizio della comunità. La collaborazione fra le istituzioni, regione e università in particolare è elemento fondamentale e imprescindibile per disegnare l'Umbria del futuro. Questa fu una dichiarazione che a suo tempo rilasciò, che ebbi modo già all'epoca di condividere in maniera molto, molto importante. Lo feci anche pubblicamente, sia nei contenuti che nel metodo. E ritengo che se nel 2020, cioè 2 anni fa, era valida, oggi lo sia ancora di più, alla luce del fatto che è evidente che il declino dell'Umbria potrà essere arrestato e contrastato solo facendo squadra fra le migliori risorse e energie della regione, istituzionali, pubbliche, private o della comunità. Ecco, da quella data, dal 22 gennaio del 2020, sono passati 2 anni e ad oggi, per quanto ne sappiamo, non vi è traccia della firma della Convenzione Sanità fra Regione e Università che all'epoca si annunciava dietro l'angolo. Ora, pur inquadrando la vicenda all'interno della grave pandemia che sarebbe esplosa nei mesi successivi e quindi un po' di ritardo sarebbe stato più che comprensibile e giustificabile, è di tutta evidenza, penso, che alla base della mancata stipula della Convenzione debbano esserci valutazioni diverse fra le parti o evidentemente atteggiamenti o pareri tra i due enti che ad oggi non sono stati ricomposti. Ricordo anche che in occasione della visita del Ministro della Salute Roberto Speranza nel 2021, a margine dell'incontro del Ministro con la Presidente della Regione, il magnifico Rettore, trapelava ormai come imminente nei mesi successivi la Convenzione sulla Sanità. Ricordo anche che in il famoso memorandum del 2020, in maniera anche lì legittima e assolutamente condivisibile, era previsto un punto K che diceva la partecipazione attiva dell'Ateneo di Perugia alla formulazione del piano sanitario regionale e al periodico monitoraggio delle azioni programmate, con una funzione consultiva dell'Università degli Studi di Perugia, e anche questo punto era assolutamente condivisibile, sebbene anche in questo caso ad oggi non è dato sapere se e in che forma l'Università sia stata coinvolta nella formulazione e redazione del piano sanitario regionale e quale contributo abbia portato allo stesso piano. Ci limitiamo a leggere nei giornali di questi ultimi giorni alcune affermazioni che sembrano negare che ci sia stata questa, sebbene prevista e formalizzata nel memorandum, previsione. Ecco, tutto ciò premesso, si chiede di conoscere quali sono i motivi per cui a distanza di oltre 2 anni non sia stata stipulata la Convenzione sulla Sanità con l'Ateneo Perugino, in che tempi si intende raggiungere questo risultato, se possibile anche se già c'è in corso o in via di definizione un atto, conoscerne anche per sommi capi i contenuti generali per capire e condividere istituzionalmente che cosa si sta facendo e in che forma l'Università di Perugia abbia contribuito alla formulazione e redazione della proposta di nuovo piano sanitario regionale e quanto nel memorandum già sottoscritto e oltre 2 anni fa sia stato applicato, se non è stato applicato per quali motivi, come metodo e percorso di collaborazione. Grazie. Prego, Presidente Tesei. Consigliere Fora, per questa interrogazione, anche perché mi consente di fare un po' di chiarezza rispetto ad alcune ricostruzioni abbastanza fantasiose che sono circolate.
Il protocollo generale d'intesa tra Regione e Università per la Sanità Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 517 della Legge 240 e della Legge Regionale 11, sinteticamente poi tradotto in Convenzione Sanitaria Regione-Università, è un atto che la nostra Regione attende da tempo significativo ed è determinante nel contribuire all'efficace funzionamento di una porzione molto rilevante della sanità regionale. Proprio per la mancanza di questo atto da parte della giunta precedente, la lunga attesa della nostra comunità e l'importanza dello stesso per migliorare la sanità regionale, uno appunto dei primi atti che lei consigliere ha ricordato della mia presidenza, è stato proprio sottoscritto quel memorandum d'intesa per la salute Regione-Università che in tempo record effettivamente abbiamo firmato esattamente il 22 gennaio del 2020, appena 2 mesi dopo il mio insediamento, e a cui doveva seguire entro un anno, come previsto in quel memorandum, effettivamente la convenzione. Poi a marzo, come tutti sapete, siamo entrati nella lunghissima, difficile nuova emergenza Covid. Eppure, come abbiamo continuato a lavorare su tutti i dossier, trasporti, economia, bilancio, partecipate, rifiuti, che oggi vedete in evidente via di soluzione, abbiamo continuato insieme all'Università a lavorare anche sulla Convenzione. A primavera del 2021, dopo un anno, come stabilito nel memorandum, eravamo vicini alla definizione ultima del testo, ma non solo le continue ondate della pandemia, ma anche quell'immensa sfida che è stato il nascente PNRR ci ha fatto procrastinare il traguardo, come ormai traguardo che però ormai reputo possa considerarsi veramente imminente. In estrema sintesi, cosa norma la convenzione che è stata redatta peraltro e che è oggetto degli ultimi aggiustamenti tecnico-giuridici? Riguarda indirizzi, organizzazione generale, modalità e tempi di realizzazione delle aziende ospedaliere universitarie che diventano integrate, nonché della rete formativa e di ricerca. Si tratta di un documento che ormai è bello che elaborato, di circa 30 pagine, quindi agile e alto, che poi dovrà trovare le singole declinazioni nei vari protocolli successivi. Ma che norma in senso stringente e innovativo gli ambiti di azione, rimandando appunto ai protocolli attuativi una serie di scelte operative che Università e Regione faranno d'intesa immediatamente a seguire. Ieri ho avuto un incontro con il Rettore sul testo, i cui contenuti per correttezza oggi non posso anticipare perché non è ancora stato sottoscritto, ma all'esito della riunione un accordo definitivo su contenuti e modello ed un mandato poi ai rispettivi tecnici per definire in tempi davvero brevi alcuni ultimi aspetti di carattere tecnico-giuridico, proprio perché andiamo a realizzare l'azienda integrata. Quello che posso dire è che i rapporti tra Regione e Università, che gestisco personalmente per ruolo e anche per delega, è stato molto proficuo su tutti i settori in questo periodo. Effettivamente questo ritardo, tra virgolette, perché le motivazioni purtroppo ci sono ed esistono e gli impegni sono stati tanti quelli che abbiamo affrontato, ma questa interlocuzione è sempre costante, lo è non solo per arrivare alla sottoscrizione della convenzione, ma anche su tutti gli altri ambiti che stiamo portando avanti insieme. E tant'è vero che c'è un'interlocuzione continua e costante che porta e sta portando anche alla redazione di progetti per il PNRR in tema di ricerca, di innovazione, su molti settori e molti fronti. Quindi su questo voglio garantire a tutti questa assoluta certezza. Per quanto attiene al piano sanitario regionale, come è giusto e come è normale che sia, noi abbiamo e stiamo facendo naturalmente delle interlocuzioni e delle condivisioni di questo percorso, sono arrivate anche da parte dell'Università come da parte di altri attori in questo progetto
delle osservazioni che stiamo valutando, e la concertazione va avanti e sarà sicuramente proficua al fine di avere un piano sanitario regionale finalmente efficiente ed efficace per dare risposte concrete alla comunità umbra in tema di sanità e di adeguatezza delle cure. Grazie. Vuole replicare, consigliere Fora? Prego. Ma Presidente, intanto ringrazio della risposta che, oltre che dovuta, però ha avuto anche modo di chiarirci quali sono i passaggi di queste ultime settimane che non conoscevamo e che quindi danno anche un aggiornamento rispetto a un percorso che, come lei ci sta oggi dicendo, sta continuando. Io comprendo in maniera seria il ritardo generato da ovviamente dal periodo del Covid, però credo anche che 2 anni siano un tempo molto lungo rispetto al quale evidentemente, sebbene come in altre occasioni e ce lo ricordate sempre e io lo condivido, i tempi e i ritardi delle, evidentemente anche dei percorsi precedenti che vi hanno preceduto hanno appesantito anche la vostra gestione, ma a maggior ragione io credo che proprio il Covid doveva e poteva essere un'urgenza ulteriore affinché si potesse trasformare quest'atto in un atto già effettivo per gestire in maniera ancora più proficua quel percorso e questo purtroppo problema e questa urgenza. È anche vero che è subentrato ulteriormente il PNRR, come lei ci ha detto, che è un'altra opportunità che non può prescindere dal ruolo dell'università, ma anche in questo caso da primavera 21 ad oggi è di fatto un altro anno. Ora, prendiamo atto che, come lei oggi ci ha aggiornato, siamo agli sgoccioli, immagino, traduco così, diciamo un po' il suo intervento, per immaginare che nelle prossime settimane si arriverà dopo 2 anni alla definizione di questo protocollo generale con la sanità. Prendo però anche atto, e su questo io invito la Giunta, invito lei ad andare un po' oltre questa risposta che lei oggi ci ha fornito rispetto al piano sanitario. Abbiamo letto le affermazioni dell'università rispetto al mancato coinvolgimento strutturale all'interno della definizione del piano sanitario. Io mi permetto di evidenziare questo aspetto, cioè non si può considerare l'università degli studi come un interlocutore fra tanti con il quale fare un po' di concertazione. Io credo che l'università degli studi possa, per le competenze, il valore, l'opportunità, le risorse professionali che ha, essere un soggetto importante che, se coinvolto nella fase non di concertazione finale di un atto che legittimamente deve indirizzare la politica e l'istituzione regionale, come è evidente, ma nella fase di analisi, di definizione dei fabbisogni e quindi anche della programmazione generale, sicuramente può essere un valore aggiunto importante. Per cui ecco, alla risposta che oggi lei ci ha fornito, che rispetto al piano sanitario si sta facendo un'interlocuzione e sono arrivate delle osservazioni di cui prenderemo atto, io mi permetto di invitare questa giunta e lei in particolare, che come ci ha confermato è la titolare principale, come è ovvio che sia, dei rapporti con l'università, a lavorare per un coinvolgimento molto più partecipe, molto più proficuo nei contenuti e non semplicemente nel ricevere qualche osservazione. Io penso e concludo che da un rapporto virtuoso tra la Regione e l'Università degli Studi possa generarsi un bel pezzo di rilancio della nostra Regione, sia sul piano sanitario ma in generale sulla programmazione delle politiche generali di questa Regione, perché è troppo tempo che questa Regione ha una povertà di elaborazione culturale, di ricerca e di definizione di prospettive a lungo termine rispetto ai principali vettori di crescita, e su questi un rapporto importante con l'Università che possa, nel rispetto dei ruoli, 15 minuti, far maturare delle linee veramente innovative di crescita, come voi avete in campagna elettorale anche presentato, possa essere veramente un valore aggiunto importante. Per cui l'invito è a
andare un po' oltre la concertazione e a davvero anche tramite il protocollo costruire un rapporto vero, denso di contenuti. Grazie.